Allora, signori, bentornati o benvenuti sul canale. Questo è il video che chiude la trilogia dei Re Capponi della stagione. Bello questo nome. La Ricapponi. trilogia dei Re Capponi. Abbiamo fatto il video sulla reazione al pronostico della classifica l'altro ieri. Ieri è uscito il video sul pagellone del Napoli. Oggi abbiamo il pagellone della Serie A. Se vi siete persi qualcuno di questi video nei giorni scorsi, trovate tutto sotto, diciamo, nelle schede. Vi ricordo come sempre la raccomandazione principale: iscrivetevi, mi raccomando, che è tutto gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, possiamo cominciare. Papà, sei pronto a fare i voti di questa Serie A? Andiamo! E eccoci qua. Allora, ho messo sulla sinistra la classifica. Ho messo poi i punti del girone di andata che secondo me sono importanti, specialmente per qualche squadra. Poi punti totali, differenza rispetto allo scorso anno e poi alla fine mettiamo il voto tuo e il voto mio. Partiamo subito dalla Salernitana, papà. Che voto dai alla Salernitana? 4. Perfetto. Come mai? Una che perde 25 punti rispetto all'anno precedente ed era difficile superare. Qualcuno comunque forse l'ha superato, troppo negativo, quindi 4. Eh beh, tu sei stato buono perché io ho dato 3. Eh no, No, me la sono conservata per un altro. io do il 3 perché fare 12 punti nel girone di andata ed eri già ultimo, cioè nel girone di andata già eri ultimo, poi ne hai fatti 5 nel girone di ritorno, 5 su 19 partite, è inaccettabile. Poi la rosa secondo me non era da ultimo posto. C'erano tanti giocatori confermati dell'anno passato. Abbiamo detto l'altra volta, DA è stata la chiave principale negativa della Cambio di tre stagione, il cambio di allenatori. allenatori che sono andati a peggiorare, perché togli Paolo Sosa, ne prendi altrettanto peggiori, e quindi voto 3. E poi, papà, per una squadra che batte il record negativo di punti in Serie A, 20 squadre, che il vecchio record era del Pescara, mo la Salernitana ha fatto anche peggio, io più del 3 non riesco a dare. Sassuolo, che è arrivato 19esimo, voto 4,5. 4,5, un mezzo punto in più. Come mai? L'infortunio di Berardi ha pesato molto. Quello si è infortunato dopo gennaio, Si è dopo il fatto male mercato. due volte. E quindi ci ho messo un mezzo punto in più rispetto alla Salernitana. Secondo me con Berardi si sarebbe potuto salvare. Io a Sassuolo do 4. In generale sono d'accordo. Io dico un'altra cosa. Secondo me Sassuolo, per la rosa che aveva, non era neanche abituata a giocare per la retrocessione. Essendo una squadra abituata tanto tempo a lottare per la metà classifica, anche per la zona sinistra, si è ritrovata per colpa dell'infortunio di Berardi nella lotta alla retrocessione. Non essendo abituata, secondo me si è fatta risucchiare. Però di base la rosa non è da retrocessione. E penso che nessuno aveva, diciamo, pronosticato No, il diciamo, la Sassuolo retrocessione. no, non credo. E un'altra cosa importante che mi sono dimenticato di dire: la Salernitana l'anno scorso, cioè, ha fatto 25 punti in meno rispetto all'anno scorso. Il Sassuolo ne ha fatti 15, che ne ha fatti 30, 19 nel girone di andata, quindi 11 nel girone di ritorno, Già è stato e ha negativo. fatto 15 punti in meno rispetto all'anno scorso. Quindi questo è quanto. Poi, 18ª posizione, Frosinone aveva fatto 19 punti nel girone di andata, 16 nel girone di ritorno. Quindi totale 35, voto. Io a Frosinone sono molto, che in effetti non è stato mai nelle tre ultime posizioni. È capitato solo all'ultima giornata, quindi secondo me ha sbagliato gravemente l'ultima giornata. Ma io ho un 5,5, quasi 6 meno, perché era una bella Deciditi. squadra. 6 meno 5, allora, è 6 meno. ammassata la retrocessione. Perché in effetti lui ha fatto un buon campionato. Rispetto all'andata, togliendo solo l'ultima giornata, erano 16 punti, quindi stavamo lì. Proprio i tre Sì. punti finali, se no avrebbe fatto una perfetta media tra là. Ma gli bastava anche un punto, perché a pari Anche con un punto, l'Empoli. perciò per dire, poi il gioco che ha espresso veramente è stato proprio una sfortuna che è capitato con l'Udinese l'ultima giornata. Io do 5 e mezzo. Do 5 e mezzo perché comunque io tengo conto anche del pronostico che ho fatto inizio anno. Avevo messo il Frosinone tra le retrocesse, quindi non mi aspettavo, diciamo, questo tipo di campionato, però forse è quella che meritava meno la retrocessione, perché comunque ha Lui espresso un gioco solo all'ultima bello, giornata si ha è espresso un bel gioco, e un po' mi dispiace anche che sia scesa, perché non se lo meritava, però
si è un po' adagiata sul girone di andata. Il girone di ritorno mi ricordo che ha fatto per un bel periodo quasi pochi punti, cioè quasi tutti sconfitto o pareggi all'inizio, sì. All'inizio però di ritorno. Era riuscita a non stare sempre al di fuori, e poi nel finale la partita decisiva l'ha sbagliata, quindi 5 e mezzo. 17esima posizione l'Empoli, girone di andata 13 punti, nel girone di ritorno ne fa ben 23, tra l'altro fa 7 punti in più rispetto all'anno scorso. Voto? 6 e mezzo, mamma mia. 6 e mezzo? Sì. Io all'Empoli ho dato pure io 6 e mezzo. Secondo me era la squadra anche quella più debole, più del Frosinone. Cioè se tu vai a vedere i gol fatti, se non sbaglio l'Empoli è la squadra che ha peggior attacco del campionato. Però Nicola, sì, Nicola, il solito Nicola, ha fatto l'ennesimo miracolo, che vuoi dire? Quindi, anche all'ultimo, proprio all'ultimo. Sì, proprio qua forse, no, il Crotone forse non si batte, però l'Empoli pure qua ha fatto l'ennesimo miracolo, quindi 6 e mezzo io odiamo. Però il bello è che l'Empoli rispetto all'anno scorso si è migliorato, però si è salvato all'ultima giornata. Quindi vuol dire che c'è stato un miglioramento, diciamo, nella lotta retrocessione rispetto all'anno scorso. Sì, 7 punti in più. Ha fatto 7 punti in più. 16esima posizione Cagliari. Finisce il girone andata a 15 punti. Penultimo, se non sbaglio, quasi. Cagliari era 17esimo. Ah, no, 17esimo. E fa nel girone di ritorno 21 punti. Voto? 7. Anche se vabbè, è migliorato rispetto all'andata, perché ha fatto ben 21 punti. C'è stato quel momento verso la mezzo, ma come si chiama? Mezzo girone di ritorno, che era però l'ultima parte del girone di ritorno è stata favorita. Ma tutti l'avevamo pronosticato in Serie B, quindi sì, ha fatto più che bene. Io al Cagliari do 7, anch'io. Do 7, allora diciamo che la sliding door della stagione del Cagliari è stata quando Ranieri si è voluto dimettere e i calciatori hanno detto no. Lì secondo me c'è stato il punto di svolta. Sì. Poi il mercato di gennaio, prendi Gaetano, prendi Mina, che in difesa ha dato una mano molto importante, quindi si è saputa riprendere. Infatti non a caso nel girone di ritorno ha fatto più punti, 21. La squadra di base non era secondo me adatta per salvarsi. Il Ranieri è stato come sempre il punto di forza. Quindi diciamo che il voto lo diamo principalmente per Ranieri. 15esima posizione l'Udinese, 17 punti nel girone di andata, 20 nel girone di ritorno. Fa peggio rispetto all'anno scorso. Rispetto all'anno scorso fa peggio perché ne ha fatti 9 in meno. Quei tre quindi punti, diciamo, che voto gli diamo? Fatti nell'ultima 6 e mezzo perché si è salvata. Però non è troppo 6 e mezzo. Tra andata e ritorno, secondo me ha fatto gli stessi punti, perché se mettiamo gli ultimi punti finali 3 non c'erano col Frosinone, diciamo. Però la venuta di Cannavaro ha migliorato un po' l'andamento della squadra, che è sceso un po' in basso. Io do 5 e mezzo. Do 5 e mezzo perché io dal troppo duro all'Udinese mi aspettavo un po' di più, onestamente. Allora, si era indebolita rispetto all'anno scorso, quindi avevo messo in conto un peggioramento, ma non così. Cioè io non mi aspettavo che l'Udinese si salvasse all'ultimo secondo, perché alla fine si è salvato all'ultimo secondo. La scelta di Cannavaro a me sembrava tanto di ci siamo arresi alla retrocessione, e invece Cannavaro mi ha stupito. Però in generale mi aspettavo un po' di più, magari sembra una stagione tipo alla Lecce che si salva 2-3 giornate prima, invece si è salvata proprio all'ultimo. 14esima posizione Lecce, 21 punti nel girone di andata, 17 nel girone di ritorno. Si è migliorata rispetto all'anno scorso, 2 punti in più. Voto? 7. Che girone di andata gli aveva salvato? Fare 21 punti nel girone di andata, poi si è un poco forse adagiato su questi punti, ha un po' sofferto verso la fine, però ha fatto un bel campionato. Io ricordo che inizio anno stava anche nelle zone europee, era partito molto bene, poi a una certa c'è stato un crollo proprio verticale, perché ricordo che Lecce le perdeva quasi tutte all'inizio del girone di ritorno. Il tutto è culminato con D'Aversa, che ha fatto quell'episodio dove si è fatto praticamente esonerare, e poi con Gotti c'è stato il, diciamo, lì la società è stata brava proprio nella tempistica a togliere D'Aversa e mettere Gotti. Io a Lecce do 6 e mezzo, salvo diciamo l'inizio di stagione molto buono, salvo il finale, ma la parte centrale è quasi da 4, perché a un certo, mi ricordo che a un certo punto le perdeva tutte e si era fatta risucchiare, quindi 6 e mezzo a Lecce. Verona, 13esima posizione, 14 punti nel girone di andata, e ti dico che il Verona a fine girone di andata era 18esimo.
Girone Idol non ne fa 24 e migliora rispetto all'anno scorso facendo 7 punti in più. Voto? 7 e mezzo. Poi sette mai? 7 e mezzo. E deciditi, 7 o 7 e mezzo. Yeah. C'è un punto in più le Cagliari perché ha fatto un girone di ritorno eccezionale. Io non capisco perché certi numeri vanno a sinistra, certi a destra, mi stanno dando fastidio questa cosa. Vabbè, e quindi 7 e mezzo. 7 e mezzo. Così per il giro di ritorno. Giro di ritorno, 24 punti nel giro di ritorno. Avendo cambiato mezzo, totalmente quasi tutta la squadra, quindi tanto di cappello. Allora, io qua forse avrò dato un voto eccessivo, però secondo me se lo merita. Io al Verona ho dato 8 e mezzo. Ho dato 8 e mezzo perché secondo me Baroni nel giro di ritorno ha fatto un miracolo. Allora, è finito giro di andata 18esimo. Nel mercato di gennaio vende, me li sono segnati, vende Ngong, Ian, Doig, Terracciano, Amione, Mbula, Faraoni, Gunter e Saponara. C'è quasi una formazione intera, non erano tutti titolari, però la maggior parte sì. E col mercato di gennaio prendendo Noslin, confermando Suslov, prendendo giocatori che nessuno conosceva, e grazie poi al lavoro di Barone hanno fatto un lavorone. Andiamo al Monza, chiude al 12° posto, fa 25 punti nel girone di andata, ne fa 20 nel girone di ritorno, peggiora rispetto all'anno scorso, 7 punti in meno. Voto 6. Ok, senza infamia e senza lode. E io pure qua vado sul 6. Non c'è niente da dire, diciamo, ha fatto la classica stagione della squadra che si deve fare la salvezza tranquilla. A un certo punto il Monza stava anche lì per lottarsi la metà di sinistra, stava vicino alle posizioni europee. Poi quando è arrivata la matematica della salvezza si sono un po' adagiati ed hanno finito al 12° posto, però 6. Poi abbiamo il Genoa che finisce 11esimo, 21 punti nel girone di andata, 28 nel girone di ritorno. Voto 7 e mezzo perché il girone di ritorno sarebbe nelle coppe. Sì, più o meno sì. Ottavo. Ah, ti sei segnato le posizioni? Sì. Ok, hai ottavo, quindi ha fatto un gran giro di ritorno. No, nemmeno, addirittura il girone di ritorno in Genoa è stato settimo, quindi... Stava in Europa League. Appunto, cioè... Ecco. E io confermo anch'io il 7,5, leggermente meglio rispetto a quello che mi aspettavo, perché poi comunque sei arrivato a praticamente... 4 punti dalla metà di sinistra della classifica per una neopromossa è molto buono, quindi 7 e mezzo. E adesso arriviamo al 10° posto. Andiamo al Napoli che finisce il girone di andata a 28 punti. Ascolta bene, il girone di andata a 28 punti, il girone di ritorno fa 25 punti, 37 punti in meno rispetto all'anno scorso. È stata la squadra che ha peggiorato di più nella Serie A quest'anno. Voto 3. Ci sta tutto. Vabbè, mi spiace, ma è stato catastrofico. Io ho 2,5. Proprio perché volevo dare un voto inferiore alla Salernitana. Cioè per me è la peggiore della Serie A. Vabbè, Napoli, per le aspettative, per lo status che aveva. Perché tu dici la Salernitana comunque lotta a retrocessione e retrocessa, anche se è retrocessa malamente. Però una squadra campione d'Italia che nell'anno che vanno 9 squadre in Europa arriva decima, merita il voto più basso della stagione. Hai programmato male la stagione, hai preso l'allenatore un mese prima del direttore sportivo, cioè tutto il contrario. Gli acquisti li hai fatti tardi, dopo i ritiri, quindi non hanno avuto manco il tempo di ambientarsi. Prendi Mazzarri che è peggio di Garcia e lo esoneri, poi prendi uno che fino a quel momento ha fatto il CT della Slovacchia, proprio è sbagliato tutto quello che potevi sbagliare. 2,5 è per me e per te 3. Cioè il dato clamoroso è questo: 37 punti rispetto all'anno scorso è vergognoso. Quindi 2,5 3. Mai visto. Nono posto Torino, 27 punti nel girone di andata, 26 nel girone di ritorno, fa gli stessi punti dell'anno scorso, quindi si è confermato, diciamo. Appunto, voto? Diciamo 6, perché in effetti, anche se è andato in coppa, però ha fatto quello che voleva fare. Ha avuto questo premio in più, certo non diciamo per merito. Non è ancora ufficiale, però in teoria dovrebbe andare in conference. Si è confermato, sufficienza. Io do il 6,5 esclusivamente perché arriva in una posizione che
che gli potrà teoricamente mandare in Europa, però in generale ha fatto la stessa stagione l'anno scorso. Ottavo posto Fiorentina, 33 punti nel giro di andata, e ti ricordo che la Fiorentina al fine giro di andata era quarta, era in Champions. Giro di ritorno fa 24 punti, un punto in più rispetto all'anno scorso. Voto? 3.5. È arrivata nella posizione che bene o male. Vabbè, l'ottavo posto però non voleva dire. Ah no, l'ottavo posto. No, sì, allora sì. Di base non era l'Europa. Avrebbe perso rispetto all'anno scorso. E io do 6. Stagione, diciamo, nella media. Lazio, settimo posto, 30 punti nel giro di andata, 31 nel giro di ritorno, però è peggiorata di ben 13 punti rispetto all'anno scorso. Voto? 6, io di... Vuoi dare 6? Sì, sufficiente. Aspetta, ha raggiunto lo scopo, quindi una coppa l'ha presa. Vabbè, diciamo, ha raggiunto l'obiettivo che doveva raggiungere, perché la Lazio, diciamo, è lì, la sua dimensione. Vabbè, forse vale voleva questa. Forse la Champions voleva lì. Sì, però la Champions di base è difficile, diciamo. Però è la cosa sarebbe stata molto difficile. Allora, la Lazio fino a un certo punto ha fatto la stessa stagione del Napoli, perché quando c'era Sarri la Lazio era anche decima, undicesima, quindi diciamo che con Sarri dovrebbe essere un 4. Poi però la società è stata brava ed è riuscita a rimettere in sesto la stagione prendendo Tudor, e quindi alla fine riescono a prendersi il posto in Europa. Io un 6 glielo do. Do il 6 perché sono riusciti a rimettere in sesto la stagione con Tudor. Roma, 29 punti nel girone di andata, 34 nel girone di ritorno, arriva sesta. Punti identici rispetto all'anno scorso. Però voto 6 e mezzo per il giro di ritorno con, diciamo, per la svolta che ha portato, sì, De Rossi. Sì, eppure mezzo, io sì, ti seguo a ruota, 6 e mezzo per quello. Con Mourinho sarebbe stato un 4, anche qua. Perché sono convinto che con Mourinho la Roma sarebbe arrivata anche fuori. Se non sbaglio. Ma io mi ci gioco quello che vuoi, la Roma con Mourinho sarebbe arrivata ottava, nona. E batter ottava. Quindi ha fatto bene esonerare Mourinho. Hanno preso De Rossi. Si sono rimessi in gioco. Sono stati proprio così tanto vicini a un certo punto a prendere il quinto posto. Però poi si sono arresi. Bologna, quinto posto, 32 punti nel girone di andata, 36 nel girone di ritorno, 14 punti in più rispetto all'anno scorso. Voto 8.5. Un bel campionato, bisogna dire la verità. Anzi, se a un certo punto era addirittura terza, quindi tanta di cappello, ottima squadra. Ma non ce l'aspettavo, io non me l'aspettavo, penso neanche. Ma nessuno se lo aspettava. Perciò, quindi 8.5. Io qui do il voto più alto di tutto il pagellone. 9. Do 9 perché, cioè, allora, squadre come Bologna che arrivano in Champions sono proprio l'essenza del calcio, secondo me. E sono quelle favole che ogni tanto servono. E poi la Bologna è la dimostrazione perfetta che anche se tu hai pochi soldi, con il lavoro, prendendo le persone giuste, competenti, come ad esempio Sartori. Sai chi è Sartori? Sartori è quel direttore sportivo che ha portato il Chievo Verona ai preliminari di Champions League, ed è quello che ha iniziato il ciclo Atalanta. Quindi è una persona seria che sa fare bene il suo lavoro. Mettici vicino Thiago Motta, che ha dimostrato di essere un allenatore bravo. Quindi Bologna proprio è, secondo me, la squadra che merita il voto più alto quest'anno. È una favola che nel calcio ogni tanto serve, tipo per esempio come Leicester all'epoca. Quindi io gli do il voto più alto dell'anno. Quarto posto Atalanta, potrebbe arrivare terza, però di base va in Champions League. 30 punti nel girone di andata, 39 nel girone di ritorno, si migliora di 5 punti rispetto all'anno scorso. Voto? 9. Cazzo. Quarto posto che mi sembra stato mai raggiunto. No, l'ha fatto. Allora sì. Addirittura terzo. Il terzo mi pare non ha mai fatto, quindi potrebbe fare il record. Allora io invece do 8. Allora, di base l'Atalanta con Gasperini, sei sicuro che un'Europa la fa? Io avevo messo in preventivo che andasse avanti in Europa League, cosa che ha fatto, ma pensavo che questa cosa portasse a una perdita di punti nel campionato. E invece è stata brava ad andare avanti in tutti e due, e alla fine si è preso un posto in Champions, però ribadiamo, quarto posto, non quinto. Gasperini, come sempre, è un top, e sarà curioso vedere l'anno prossimo che farà l'Atalanta, perché da quel che sto vedendo si prospettano cose importanti l'anno prossimo per l'Atalanta, però vedremo. Terzo posto la Juventus, 46 punti nel girone di andata, 25
nel girone di ritorno. Qui nel differenziale ho fatto un errore perché ho preso il punteggio l'anno scorso, però con principio di penalizzazione. Senza penalizzazione la Juve ha fatto un punto in meno rispetto all'anno scorso. Voto? 6. Come mai 6? Le stesse cose l'anno scorso, praticamente. Diciamo però che la gestione del giro di andata, del giro di ritorno... c'è questa di febbre, alla fine siamo lì. Che comunque 25 punti, quindi... Che nel giro dell'anno dovremmo dargli 7. Vedi un po', nel giro di ritorno che posizione ha fatto la Juve? È sceso molto. Nona, figurati. Nona, cioè... Però ha fatto un buon giro di andata. Se vogliamo perché... bilanciare... Ma magari... infatti io pure io do il 6, però diciamo è da parlare sulla gestione dei gironi, perché nel girone di andata eri bene. Praticamente eri a 2 punti dall'Inter, era la concorrente, era l'Inter, ma anche 8 perché secondo me non era adatta per lottare con lo scudetto. Allora secondo me la Juve nel girone di andata ha overperformato, perché secondo me fare 46 punti a 2 punti dall'Inter con quella squadra ha overperformato. Poi nel giorno di ritorno ha visto che l'Inter era irraggiungibile, si sono un po' adagiati, vedevano sotto che non c'era questa grandissima concorrenza per il quinto posto, quindi hanno fatto, si sono adagiati sugli allori e hanno fatto un giorno di ritorno però insufficiente. Diciamo 8 per il giorno di andata, 4 per il giorno di ritorno. La Juve sicuramente non so se voleva combattere per il titolo, non lo so, Nelson, però volevo conquistare la Champions. Allora, dalla dirigenza ha sempre detto quarto posto. E quindi siamo nella sufficienza, ha fatto quello che ci speravamo. Eh sì, quindi la media è 6, comunque, tra andata e ritorno la media è 6. Milan, secondo posto, 39 punti nel giorno di andata, ne fa 36 nel giorno di ritorno, più 5 rispetto all'anno scorso. Voto. E dico 6 e mezzo, secondo me... fatto un buon campionato, che ne dicono i tifosi. Tu sei contro i violi alto? No, secondo posto dopo la Linde, secondo me la prima delle umane. La prima delle umane, come erano l'anno scorso è stata la prima della Linde. La 6 e mezzo anch'io, sì. Ha fatto il campionato che mi aspettavo. Noi avevamo messo entrambi il Milan in lotta a scudetto all'inizio anno. Secondo. Non con questo divario, però. Non con questo divario. Ma non è stato lì, nell'Inter ha fatto troppo. Ha fatto il suo campionato, 6 e mezzo, niente da dire. Poteva gestire un po' meglio certe partite, però nel complesso 6 e mezzo. E l'Inter, primo posto, 48 punti nel giro di andata. Nel giro di ritorno ne fa 46, però ne fa 22 in più rispetto all'anno scorso. Quindi io siccome non do mai il 10, 9 e mezzo. Che la perfezione per me non esiste. Si è gestita bene tra andate, non come il Napoli, per esempio, che l'anno scorso ha fatto molto di meno nel ritorno. Vabbè, anche l'Inter nel finale ha un po' arrancato, però è normale che sia così. Allora, io invece do l'8. Allora, do l'8 perché io me l'aspettavo vincente e poi secondo me la stagione... Ho capito, però ti sto spiegando. Che doveva fare quello che doveva fare. L'Inter che vince io me l'aspettavo. Secondo me la stagione del Bologna e del Verona sono state molto più clamorose dell'Inter. Bologna che arriva in Champions non me lo sarei mai aspettato, secondo me è molto più clamoroso dell'Inter che vince. E poi il girone di ritorno del Verona per me è clamoroso dopo il mercato fatto. Io se avessi messo l'Inter terza ti avrei dato pure il 9, 9 e mezzo, ma mi aspettavo che vincesse, non mi aspettavo che vincesse questo divario, però mi aspettavo che vincesse. Il Bologna per me ha fatto una stagione più clamorosa perché nessuno si aspettava la Champions League. Possiamo dire forse il Verona, però per me sono loro, meritano un voto più alto per le aspettative, per le potenzialità che avevano rispetto invece all'Inter, che si sapeva che era la squadra più forte, era anche quella con l'allenatore più consolidato rispetto a tutti. Quindi questo è quanto. Quindi, tu praticamente hai dato il voto più alto all'Inter, poi hai messo l'Atalanta e il Bologna. Ovviamente la peggiore abbiamo il Napoli e poi la Salernitana. Io invece, come ho detto prima, Bologna, Verona e Inter e poi la delusione è il Napoli ovviamente. E quindi ragazzi, questo è stato il nostro pagellone della Serie A 2023-2024. E quindi niente, fateci sapere la vostra nei commenti, scriveteci un po' il vostro pagellone se vi va, diteci un po' le vostre squadre rivelazione, le vostre squadre delusione e la squadra che vi aspettavate che facesse quel percorso. Detto questo, lasciate un bel like, mi raccomando, per il video, iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate la campanella, mi raccomando. Detto questo, bye bye.
Buone ferie, ci vediamo. Abbiamo concluso questo trittico. Noi con te ci rivedremo probabilmente al pronostico del prossimo anno. Noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata, buona prosecuzione. Ciao.